Abbiamo il nostro ospite, il professor Rossi, oggi, col quale ci scambiamo delle opinioni sulla tematica del credito e della situazione che il nostro paese sta affrontando per quanto attiene la crisi che attanaglia un po' tutte le attività. Professore, qual è il messaggio che dovremmo poter dare alla classe imprenditoriale che in questo momento è stremata, sia per la impossibilità di accesso al credito con quelle che sono le difficoltà oggettive che il mercato impone, sia per quelle che sono le prospettive invece di crescita e di rilancio dell'economia? Allora diciamo che che ci sia un problema serio nei rapporti tra banca e impresa, credo che veramente lo vedano tutti a occhio nudo. Dopodiché si può andare a guardare attentamente nei numeri, possiamo discutere se è un problema che nasce dalla volontà, dalla decisione delle banche di stringere il più possibile i rubinetti o dalla situazione delle imprese che a volte diciamo, rende molto difficile per le banche concedere ed erogare credito, ma la realtà dei fatti diciamo, è esattamente questa. Quindi credo che sia un problema molto serio che io ho l'impressione che non si risolva però, o si risolva solo in parte, con misure come quelle che sono state approvate recentemente, perché andiamo a guardare con attenzione anche questa storia, queste modalità con cui apparentemente si dovrebbe risolvere il problema dei pagamenti, dei ritardi di pagamento in PA, è una costruzione di un tale barocchismo, se così posso dire, che non so se e quando sarà di reale utilità per le aziende. Io continuo a pensare che forse sarebbe stato più sensata una soluzione diversa, cioè quanto deve lo Stato, 70, 80, nemmeno lo sappiamo, che già la dice lunga diciamo su come stanno le cose, ma quanto deve lo Stato? 70, 80 miliardi di euro, bene, riconosca il suo debito che è ciò che non vuole fare visibilmente, no? E a fronte di questo però, siccome ci sono decine, direi 40, 50 come minimo, miliardi di euro di proprietà immobiliare non utilizzata a fini istituzionali, vorrei essere chiaro, diciamo, appartamenti che vengono affittati a terzi o non affittati dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti locali, dallo Stato, si serva di quella proprietà per poter liquidare i propri debiti. Sarebbe stato infinitamente più facile, con un po' di finanza diciamo si sarebbe evitato di dover mettere sul mercato questa massa diciamo di proprietà immobiliari, lo si sarebbe potuto fare diluendo nel tempo il tutto, ma avremmo fatto un'operazione più pulita e sarebbero arrivati soldi veri e immediati diciamo alle imprese, mentre temo che così andiamo al 2013 tranquillamente, c'è qualche impresa che potrebbe non arrivarci in queste condizioni. Ma abbiamo praticamente i dati dicono che il sistema è al collasso, c'è una mortalità aziendale elevatissima, una serie di aziende stanno chiudendo, stanno mettendo in disoccupazione le maestranze, il sistema bancario è praticamente congelato perché non dà quel minimo di risorse necessario a una seppur minima ripresa della attività. L'altro giorno si è tenuto all'Eire a Milano un convegno su quello che è diciamo, l'edilizia sostenibile. In tutti i momenti di crisi si è fatto ricorso al rilancio dell'edilizia come settore trainante per invertire il ciclo economico in positivo rispetto alla stagnazione. Si parla della storia di quello che era nella ripresa del dopoguerra, no? La politica della casa fatta sì. Dal governo Fanfani e così via. E all'Eire c'è stato l'intervento dell'assessore Barbanente che ha detto: in questo momento, se non si comprende che il pubblico, le istituzioni e gli imprenditori devono stare spalla a spalla per fare fronte comune, per rilanciare e per ripartire, non si avrà la soluzione del problema, si morirà tutti quanti, istituzioni, enti pubblici e sistema economico.
Penso che questo invito dell'assessore possa rappresentare nei fatti quotidiani, sulla pratica, diciamo, sull'attuazione pratica del quotidiano, una concreta possibilità per far ripartire soprattutto un settore determinante come quello dell'edilizia. Quindi una semplificazione delle norme, un minimo da parte del credito per ridare ossigeno e quindi supportare quelle che sono le iniziative di ripresa dell'economia, possa rappresentare concretamente uno strumento da perseguire. Lei che dice, professore? In teoria siamo tutti d'accordo, però poi io vedo la pratica e la pratica un po' mi preoccupa, perché nelle pieghe del bilancio dello Stato, nelle ultime settimane, negli ultimi paio di mesi, sono stati reperiti parecchi fondi di natura comunitaria che non erano stati spesi, che potevano essere spesi, che in teoria uno immaginava dovessero essere tutte spese in fondo in conto capitale, che invece sono state in larga misura dirottate e diventeranno spese in conto corrente. Io ho l'impressione che si vada esattamente in direzione opposta a quello che abbiamo appena finito di dire, perché se io trasformo una spesa in conto capitale che poteva andare a completare un ponte, a fare un'infrastruttura, quello che sia, la rete ferroviaria, la trasformo in assistenza agli anziani, cosa giustissima, vorrei essere chiaro, ma certo sto convertendo spesa in conto capitale in spesa in conto corrente, che non so se sia ciò di cui abbiamo bisogno in questa maniera. Allestire e far funzionare degli asili nido, soprattutto nel mezzogiorno, è una cosa bellissima e utilissima, ma è improduttiva. No, ma soprattutto bisogna che, come dire, ci sia lavoro per le donne perché utilizzino gli asili nido, perché se no è chiaro che i bambini se li tengono a casa, non li portano all'asilo nido se lavoro non c'è. Quindi a volte io ho l'impressione che ci sia una discrasia fra le cose che vediamo tutti che dovremmo fare e le cose che poi alla fine concretamente ogni giorno facciamo. Faccio un altro esempio, giusto perché è il primo che mi viene in mente in realtà. Qui ho l'impressione che molto spesso si pensi che il paziente che abbiamo davanti, sia un paziente indebolito, fiaccato dalla crisi, no? Per cui bisogna dargli un po' di vitamine, un po' di ricostituente, un po' di spesa pubblica in generale, no? Mentre qui il paziente proprio non respira, è in clamoroso debito di ossigeno, gli possiamo dare le vitamine che vogliamo, ma non respira. La maniera per farlo respirare è una sola: è tagliare la spesa pubblica e abbassargli consistentemente le imposte. Quando si arrivano a tassi ad aliquote effettive sulle imprese che superano il 60%, non c'è attività economica che tenga. Quando la pressione fiscale nel complesso per i cittadini che pagano le imposte è il 55%, non c'è partita. Non è inutile dare a spendere in più, non sia mai a debito, per dare un po' di spesa pubblica in generale. L'unica cosa seria da fare è ridurre la spesa e tagliare le imposte, ma non andiamo in questa direzione, temo. L'IMU sta arrivando.